mettere il geometra nelle condizioni di servire al meglio il committente proprietario che si rivolge alla categoria per sanare o non incorrere nelle sanzioni previste. È stato questo l'obiettivo del seminario di formazione rivolto ai geometri della provincia di Catanzaro sul tema fabbricati rurali e sanzioni fabbricati fantasma, modalità operative, al Palazzo della Provincia. Siamo arrivati oramai agli sgoccioli, c'è la norma sui fabbricati rurali che è già scaduta da tempo, è l'ultima chiamata per i proprietari per mettersi in regola, dopodiché scatteranno le sanzioni e non si potrà neanche più godere del ravvedimento operoso. I proprietari con proprietari di fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni sono obbligati infatti a registrare gli stessi al catasto fabbricati tramite un'apposita procedura. Fabbricati rurali che già entro il 30 novembre 2012 dovevano essere trasferiti dal catasto terreni al catasto urbano. Chi non lo ha fatto incorre in una sanzione nella possibilità che l'agenzia proceda poi successivamente con attività di surroga. Qual è la situazione nella provincia di Catanzaro? Per la provincia di Catanzaro abbiamo un numero consistente di queste posizioni che stiamo esaminando, 26-27 mila. Stimiamo che quelle situazioni che debbano passare al catasto edilizio urbano siano dell'ordine del 40%. Rossella Galati per la CNews 24.